Dopo 3 anni. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non so se sono passati 3 anni, 2 sicuri da quando ci sono i killer nel periodo di Halloween in GTA Online e finalmente sono riuscito a trovare l'unico killer che non avevo mai visto. Gli altri anni avevo trovato tutti i killer tranne Faccia da Sacco, che sarebbe questo qui, che ormai quest'anno è abbonato al mio canale YouTube perché ho sempre trovato lui e il clone. E finalmente l'altro pomeriggio ho trovato anche l'uomo in fiamme, che se non sbaglio si chiama il Driver, sarebbe un pilota dell'Arena War infuocato. Lo so raga che è un video inutile, ma lo sto facendo solo per farvi capire che anche a me tanti eventi non spawnano, quindi è inutile che ve la prendete con voi stessi o con me o con chi ne so io raga. Sono eventi casuali, spawnano casualmente e come avete visto da 3 anni che c'è questo evento, solo quest'anno sono riuscito a vedere finalmente tutti i killer. L'unico killer che non ho visto quest'anno è quello lì con la faccia da teschio, quello che praticamente mi spawnava sempre gli altri anni, ma sono ben contento di non vederlo. Vi faccio vedere al volo le zone di spawn, ma noi ci concentreremo solo su quella del driver. La zona rosa è quella del clown, la zona bianca è quella del sackboy, quella rosa più chiara è quella della faccia da teschio, mentre quella arancione sono le uniche 2 zone dove vi sbuca l'uomo in fiamme. Scusate la qualità dell'immagine, ma come al solito vi invito ad usare questo sito internet, gtaweb.eu, è quel sito internet con la mappa con tutti gli eventi collezionabili di GTA Online. Vi faccio vedere meglio nel dettaglio la zona dell'uomo in fiamme è questa qua, quella sorta di pista da motocross esattamente in centro alla mappa. Mentre la seconda zona di spawn dell'uomo in fiamme è a sud di Los Santos, esattamente all'Arena War. Forse per questo motivo che non si riesce a trovare. Lo so che tantissimi di voi l'hanno già trovato, ma come vi ho detto a inizio video, in 3 anni o 2 anni che c'è questo evento, questo killer non l'avevo mai visto. Vi lascio al gameplay, raga, e noi ci sentiamo dopo. Scusate raga, non gli ho voluto sparare subito perché volevo fare le clip con Rockstar Editor e diciamo volevo un attimo gustarmi questo killer, anche perché volevo capire cos'ha così di speciale, perché tutti mi hanno sempre parlato del killer più bello di tutti. Esteticamente anche a me piace un casino perché un uomo in fiamme così ci sta molto più bello del, che ne so, il Sackboy e le altre robe. Anche il clown è molto inquietante, ma secondo me esteticamente questo è il più bello di tutti. E devo dire che è anche uno di quelli meno resistenti, non so se c'entra il fuoco, ma secondo me è veramente uno dei più scarsi. Ad esempio, Faccia da Sacco, Sackboy, prima che lo tirate giù dovete veramente sparargli caricatori su caricatori. Ciao ragazzi, sono il Nadas del presente, il Nadas del passato non si ricordava di avere questa clip. Scusate raga se il discorso si è interrotto, ma avevo già registrato il video e poi ho trovato questa clip. Questo qui è il killer teschio che spawna a Los Santos. Ed eccoci qua, scusate raga questo piccolo taglio brusco, ma veramente avevo già registrato il video, poi curiosando nelle clip ho trovato questa clip, ho dovuto fare tutto un casino, tagli, di nuovo l'editing, quindi adesso riprendiamo il discorso del clown. Comunque il killer teschio spona in tutta la zona di Los Santos insieme al clown.
Questa clip ve l'ho già fatta vedere, ma ve la ripropongo. Stavo cercando gli animali impossessati, chiaramente non li ho trovati. Mi è spawnato il furgone Group 6, polizia e subito dopo un clown. Veramente un macello. Lì, raga, come vi ho detto, mi sono cascate le braccia perché stavo cercando gli animali, non li ho trovati. Come entro a Los Santos, succede questo macello. Veramente un macello. Raga, per questo video inutile è tutto. Un grazie a tutti del supporto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazze.